pure verso do perpi che le surva a pieve. E pora gente che steve in questi posti e trovava vacche, puleri, vedei, pecore morte. E ne seguono più che santo preghè. In giorno, in cioppo de veci, e decidono da andare a trovare un remitto, che steva in tappian dell'era, a preghè e a lavorè, in te quelle pianne sotto un fido monte. Un remitto udì dai veci, che purevano trovare un remedio, non a Madonna. Tutta la gente all'attacchè a regoglisi intorno ai cappellette, a pregare Madonna, ma udivo o seguiteva a fare i danni. Allora Madonna alla pensè ben de carenzi ma perpi e naviesse e se presentè du monte. In giorno de luglio, che ghera in soffigo che ne se pureva la settira o fie, a Madonna a se trova attraversè i boschi de monti. Traca e sarmonia arriva attacca in una fontana fresca. In suma un sasso, che è anche adesso, arente a fontana che si teva quella di avolasso. Quando vede la Madonna con un bambino in braccio, udiero o se tra la testa lì in su per scappè. E tanto ben, in gran crepon o fa drivì a terra, che poi torna come l'era e udiero ne si sa peneva. Ma l'acqua da fontana anestuseva per sempre dall'udù con quella sera un cullo di emo maledio. Ma Madonna, che ne vuole ben la vusseio che l'acqua sulfurosa affesse ben a tutti quelli che l'avesse una beveia. Ne da tanti, tanti anni che i nostri gente gli venne qui per guarire tutti i suoi disturbi. A riguardo del Signore da Madonna benedetta, tutti quelli che vengono qui, i fanno di piccine croci e li piantano d'intorno a quella parte di fontana che annega l'udù del surfero. Chi, a dire la storia, a Madonna e a bambini, gli senca vei a sede in te quello giorno del luglio, prima da tornare in paradiso.